TG12, bentrovati, edizione del 2 luglio. Vediamo subito i principali titoli della giornata. Oggi la proclamazione del sindaco Campus, stamattina intervistato a Mattino Live, ha parlato anche della giunta. Gli assessori saranno scelti tra le liste. Il Palazzo Rosa passa alla AOU, l'accordo siglato a Cagliari dall'azienda sanitaria di Sassari e dall'ATS, nei prossimi giorni sarà approvato dalla Regione. Una piantagione di marijuana di canapa indiana è stata individuata dal nucleo elicotteri carabinieri di Olbia a 300 metri dalla spiaggia Bahia de Bajas a Golfo Aranci. Questi dunque i titoli principali e partiamo subito dalla politica. Il neoeletto sindaco di Sassari, Nanni Campus, nel corso di un'intervista a Mattino Live ha parlato di come dovrà essere composta la giunta, ha dato alcune indicazioni sul profilo del presidente del Consiglio Comunale e ha parlato dei primi atti da sindaco. Il servizio è di Adriano Porqueddu. Il neoeletto primo cittadino di Sassari, Nanni Campus, questo pomeriggio nella sala consiglio del Palazzo Ducale sarà proclamato sindaco dal presidente della Commissione Elettorale Centrale, Francesco De Giorgi. Con questo atto inizia l'era Campus. Ora le domande che si rincorrono sono quelle relative ai nomi degli assessori che comporranno la giunta. La giunta in effetti viene vista come, come le braccia e le mani, ma fondamentalmente la diretta emanazione del sindaco. Il consiglio è la diretta emanazione dei cittadini, per cui, e avendo portato anche in consiglio davvero una nuova entusiasta ma nuova classe dirigente cittadina, credo che sia necessario fare un mix, non dobbiamo quindi creare una miscela che sia la più tonica possibile tra esperienza e nuovi ingressi, senza togliere la possibilità appunto ai cittadini di vedere in consiglio quelle persone che loro hanno votato e di vederle crescere nell'interesse della città. Questo è un altro degli aspetti che hanno condizionato la mia candidatura. Usare, lo uso io, quindi non ha nessun senso negativo, usare il vecchio per potenziare il nuovo credo che sia davvero anche questa un'impresa che merita di essere ricordata. L'altra questione sul tavolo che suscita molta curiosità riguarda l'apertura di Campus alla minoranza, affidando ad uno dei rappresentanti tra i banchi dell'opposizione la presidenza del Consiglio Comunale. Sul nome Campus è stato chiaro, lo farò in Consiglio. Non nego che esistano dei contatti con cui stiamo chiedendo alle varie componenti del Consiglio di poter far confluire con quel nome i voti di tutti. Ci piacerebbe che quel presidente del Consiglio, che è chiaramente proposto da noi in quanto ci spetta questo compito di proporlo, possa essere votato davvero da tutto il Consiglio. Sarebbe anche questo un segnale importante. Consentitemi, siccome sono un chirurgo e una persona pratica, che senso ha scaricare 6 o 7 voti da un'altra parte? Sul primo atto da sindaco Campus non ha dubbi. Ci sono alcune cose che la città si aspetta. La revisione della zona a traffico limitato è una di queste. E l'intervista integrale al sindaco Campus andrà in onda dopo il TG. Il Palazzo Rosa passa alla AOU. L'accordo è stato siglato a Cagliari dal direttore generale Nicolò Orru e da quello dell'ATS Fulvio Moirano. Nei prossimi giorni dovrà essere approvato dalla Regione. Vediamo il servizio. Si concretizzerà a partire dal 1 gennaio del 2020 l'accordo siglato a Cagliari tra l'ATS e la AOU per il passaggio delle strutture del palazzo di Via Montegrappa, meglio conosciuto come il Palazzo Rosa. All'ATS passeranno invece il servizio di diabetologia, il servizio psichiatrico di diagnosi e cure, l'ambulatorio Parkinson e quindi il centro terapia anticoagulanti orali. Un obiettivo importante per il direttore della AOU, Nicolò Orru, che si impegna a reclutare figure professionali attraverso le opportune procedure selettive e di mobilità. Nello stabile di Via Montegrappa saranno trasferiti anche gli uffici amministrativi di Via Coppino. Il palazzo di 9 piani, di cui 3 interrati, ospita con i suoi oltre 23.000 metri quadri la farmacia ospedaliera, il laboratorio analisi e il servizio immunotrasfusionale. Quest'ultimo passaggio chiude la delicata fase di transizione dettata dalla nascita dell'azienda per la tutela della salute. L'accordo dovrà comunque essere ratificato dalla Regione in modo da definire meglio le attività ospedaliere territoriali, oltre a identificare il patrimonio immobiliare delle singole aziende. E siamo alla cronaca. Una piantagione con oltre 6.000 piante di canapa indiana è stata individuata dal nucleo elicotteri carabinieri di Olbia Vena Fiorita a 300 metri da una spiaggia di Golfo Aranci. Vediamo.
Individuata a 300 metri dalla spiaggia Baia de Bassa, Golfo Aranci, una piantagione di oltre 10.000 metri quadri di canapa indiana. A scoprire le oltre 6.000 rigogliosissime piante, il decimo nucleo elicotteri carabinieri di Olbia Vena Fiorita impegnato in una normale operazione di controllo sulle coste galluresi. Nonostante le vaste dimensioni della coltivazione, l'area risultava difficile da individuare, benché frequentatissima dai turisti, era nascosta dalla fitta vegetazione mediterranea. Solo l'intenso colore verde delle piante ha attirato l'attenzione del personale in volo di perlustrazione, richiesto subito l'intervento dei militari a terra, è iniziata una complessa operazione di sopralluogo. Cinturata l'area, i carabinieri di Golfo Aranci hanno potuto constatare un articolato sistema di irrigazione che permetteva di fornire acqua e fertilizzanti a ben 6.000 piante in diverso grado di maturazione. Le operazioni di espianto, il recupero di quasi 5 km di tubazioni, nonché della cisterna da 5.000 litri e il gruppo elettrogeno, hanno comportato numerose difficoltà sia per la morfologia del territorio sia per il forte caldo di questi giorni. La piantagione, una delle più grandi mai rinvenute nel territorio della Gallura, è stata realizzata con un investimento valutabile in 40.000 euro e un guadagno, qualora la droga fosse stata immessa sul mercato, di oltre 1 milione di euro. E restiamo in Gallura con un'importante operazione della Guardia di Finanza. Vediamo. Nuovo arresto per droga al porto di Olbia da parte delle unità cinofile della Guardia di Finanza. Fermato allo sbarco un cittadino di origine nigeriana di 28 anni, in Italia da 3 anni. Residente ad Alghero, è già colpito da 3 precedenti arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato annotato mentre in evidente stato di nervosismo cercava di confondersi tra la folla. I cani antidroga DAF e Semia, addestrati nella ricerca di sostanze stupefacenti e impiegati nel controllo dei passeggeri, hanno segnalato senza esitazione il cittadino di origine nigeriana tra gli sbarchi pedonali della motonave proveniente da Civitavecchia. L'esperienza delle unità cinofile ha spinto gli operanti ad approfondire le indagini e condurre l'uomo presso il comando provinciale di Sassari in via Valdedda, dove su autorizzazione della magistratura si è proceduto al trasporto del sospettato in una struttura sanitaria per controlli radiografici. Dopo opportuni accertamenti medici sono stati individuati 14 corpi estranei che erano stati ingeriti dallo stesso. Gli ovuli di polvere chiara espulsi, sottoposti ai narcotest in dotazione dei militari, sono risultati poi contenere eroina di altissima qualità per un peso complessivo di 150 grammi. La sostanza, una volta tagliata ed immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 100.000 euro. Il soggetto è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e, una volta completata la necessaria degenza, verrà tradotto presso il carcere di Nuchis. Siamo alla pagina della cultura e ci colleghiamo con il Sardinia Film Festival, che da ieri ha fatto tappa bosa per la sezione Animation Award, dedicata al corto internazionale appunto di animazione. Dall'ufficio stampa del festival, Salvatore Taras. Un saluto agli amici e telespettatori di Canale 12, siamo a Bosa oggi per l'Animation Award, che è la sezione del Sardinia Film Festival dedicata all'animazione. Siamo con due tra i più importanti esperti di fumetto e animazione in Italia. Cominciamo da Chiara Magri, docente al Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, presente in tantissime giurie. Qual è lo stato dell'arte per l'animazione in Italia? Stato dell'arte, una crescita notevole, una produzione ormai consolidata per la televisione, per il pubblico dei bambini, quindi una tradizione ormai insomma avviata, ma direi anche un crescente interesse per il prodotto per adolescenti e adulti. Ecco. In Italia c'è una situazione di piccoli e pochissimi festival diffusi e credo importante che nasca anche in Sardegna qualcosa, che sia nato anche qui con una selezione che abbiamo visto notevole, importante, diversa e internazionale insomma. Grazie Chiara Magri, siamo con Luca Raffaelli, anche lui un grande esperto di animazione. Ricordiamo che stasera alle 18 presenteremo il suo libro Anime disegnate, un libro che ci porta un po' dietro le quinte dell'animazione, ci svela un po' i segreti della Warner Bros., da Bracobaldo ai Simpson. Ne vogliamo parlare? Mi permetti prima di ricordare il maestro argentino Guillermo Mordigio, che è scomparso l'altro ieri, insomma. Veramente è un lutto enorme per il mondo del cartooning. Il libro Le anime disegnate racconta le tre filosofie del cinema d'animazione, quella disneyana,
quella anti-disneyana, quindi la Warner Bros. Fino ai Simpson e oltre, e poi quella giapponese. Tre filosofie completamente diverse, diciamo che su queste si è basato il 90% della produzione popolare del cartone animato. Grazie Luca Raffaelli, credo che sia un'occasione imperdibile per gli appassionati. Ricordiamo che dalle 21 si terrà la proiezione dei corti in concorso, quindi la cerimonia di premiazione. E da Bosa è tutto, a voi studio. E ringraziamo Salvatore Taras per gli aggiornamenti da Villanova Monteleone. Parliamo ora di eccellenze sul territorio. A Binsula l'azienda sassarese ha ricevuto la scorsa settimana a Roma l'importante riconoscimento Imprese Vincenti. Il premio è stato istituito da Intesa San Paolo con lo scopo di valorizzare le aziende che si distinguono per crescita e innovazione. Vediamo il servizio di Emanuele Flores. A Binsula aggiunge un altro premio al suo già ricco palmarès di riconoscimenti. Stavolta si tratta di Imprese Vincenti, premio istituito da Intesa San Paolo, con l'obiettivo di valorizzare le aziende che si contraddistinguono nel campo della crescita e dell'innovazione. L'impresa sassarese è stata scelta la scorsa settimana tra 1.800 aziende come esempio di eccellenza del Made in Italy. A Binsula nasce a Sassari nel 2012 dalla sinergia creativa di 5 ingegneri e si è imposta in breve tempo nel settore dell'information technology, in particolare con le architetture software open source, il cui utilizzo è divenuto sempre più strategico. Dallo scorso maggio è entrata a far parte di Genevi, un consorzio che riunisce importanti case automobilistiche come la BMW o la General Motors, oltre a produttori di componentistica per auto come Bosch o Magneti Marelli. Molto attiva anche nel settore infotainment con il web, TV, mobile, dove continua ad innovare costantemente tecnologie e servizi per anticipare le richieste dei propri clienti. Ci piace sentirci internazionali, ma quando i premi sono a casa nostra la soddisfazione è unica. Il premio è per noi l'incentivo a tenere la barra dritta e crescita e innovazione sono nella nostra rotta, hanno dichiarato i fondatori di Abinsula. E si sono conclusi a Sennori i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, la ricorrenza più importante per il paese. La statua del santo è stata onorata nella sua chiesa campestre e portata in processione. Il servizio è di Marco Sanna. I festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista a Sennori, cominciati il 15 giugno con la celebrazione quotidiana della Santa Messa nella chiesa campestre dedicata al santo, hanno visto domenica il momento più atteso dai credenti e di tutta la popolazione. Una lunga processione di pellegrini in costume tradizionale è partita dal municipio per recarsi nella chiesa campestre di San Giovanni, dove, dopo la celebrazione della messa officiata da Monsignor Salvatore Masia e animata dal coro liturgico, la statua del santo è stata portata in processione fino alla parrocchia di San Basilio, dove è rimasta fino al pomeriggio, quando sempre in processione è rientrata nella propria sede. La festa rappresenta per i senoresi la più importante manifestazione religiosa, seguita con partecipazione da giovani adulti che affrontano con devozione la faticosa processione che parte dalla chiesa di San Giovanni intorno alle 12:30 con una camminata di circa un chilometro in abito tradizionale sotto il sole. La processione organizzata dall'associazione San Giovanni Battista è stata aperta dai fucilieri, seguiti dai gruppi a cavallo, il gruppo dei tamburini e trombettieri della Sartiglia di Oristano, la banda musicale Città di Sennori, le associazioni religiose, le autorità civili e militari e numerosi gruppi folk provenienti da altri paesi della Sardegna. Presenti i sindaci di Sennori, Sorso, Porto Torres e Valle Doria. Ringraziamo Augusto Contini per la gentile concessione delle immagini. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi.
Bentornati in studio con la pagina sportiva e occupiamoci subito di Dinamo. Questa sera alla Clubhouse si terrà la tradizionale asta di beneficenza con le divise ufficiali del team bianco-blu. Sarà il comico Buzz a presiedere la serata nel ruolo di battitore d'eccezione. Il servizio è di Emanuele Floris. La stagione della Dinamo non si è ancora conclusa. Il Clubhouse ospiterà stasera, a partire dalle ore 20, la serata di beneficenza organizzata da Dinamo e Fondazione Dinamo. All'asta le divise da gioco del team bianco-blu con i completi ormai entrati nella storia dopo la straordinaria annata appena trascorsa. Gli appassionati troveranno i completi del campionato, quelli Special Edition Final 8, gli uniformi della vittoria in Europe Cup e del record di 22 vittorie di fila. Saranno due i battitori d'eccezione della serata, il cestista Ousmane Diop e Buzz, il comico sassarese super tifoso della squadra, che presenteranno i pezzi da collezione al miglior offerente. L'occasione è imperdibile per tifosi e feticisti, una chance per portare via il ricordo tangibile di una stagione indimenticabile. Pezzo forte dell'asta sarà senza dubbio la camicia strappata dal coach Gianmarco Pozzecco dopo la vittoria della Coppa Europea a Würzburg. Come nelle precedenti occasioni, anche chi non potrà presenziare all'evento sarà in grado di seguire la diretta sulle pagine ufficiali bianco-blu, dando così il proprio contributo con un'offerta generosa. Le opportunità non finiscono qui, si potrà tentare la fortuna acquistando un ticket da 5 euro per la speciale estrazione che regalerà a un tifoso una delle divise in asta. La somma ricavata da tutti i pezzi battuti sarà devoluta alla Fondazione Dinamo per gli importanti progetti sociali già programmati per la prossima stagione. Era questa l'ultima notizia, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, vi ricordo però di seguirci sempre sul nostro sito www.canale12.it, sulla nostra pagina Facebook, su Instagram e su YouTube. Vi ricordo inoltre che dopo questa edizione andrà in onda l'intervista integrale al sindaco Nanni Campos realizzata nel corso di Mattino Live da Adriano Porqueddu. Grazie per averci seguito, arrivederci e buon proseguimento di serata.